media è chiaramente interessata alla contemporaneità, no? I titoli che cerco di scegliere riflettono appunto questo spettro di tempo, ecco, dagli anni 60 a oggi, quella che bene o male è la contemporaneità e che credo che in Italia sia molto poco indagata e studiata, nel senso che forse è anche poco recepita dal nostro pubblico. Io ero consapevole che nelle università italiane i programmi nell'arte sono molto arretrati, no? Quindi sapevo di andare contro i mulini a vento, perché non fai quei libri che poi possono essere automaticamente adottati. Credo ci sia anche un pubblico in Italia che sia interessato a certe cose, no? E anche alla contemporaneità dell'arte. Jerry Saltz io lo conosco di persona, e a me ha sempre divertito, è un personaggio veramente atipico del mondo dell'arte. Per me è stato anche un modello, insomma, perché io non vengo dal mondo dell'arte, cioè non ho studiato arte, quindi il suo approccio così particolare, cioè, mi ha sempre interessato. Quindi l'ho conosciuto, l'ho frequentato. Jerry Saltz è un ottimo esempio di quel tipo di divulgazione semplice. Bourriaud, anche lui, io l'ho conosciuto quando ha iniziato, chiaramente ho seguito la sua attività, soprattutto la rivista bellissima che faceva, che si chiama Documents. Bourriaud ha avuto forse teorico più di successo della sua generazione, perché le sue idee vanno oltre i libri che ha scritto, cioè il Guggenheim ne ha fatto un tributo, insomma, facendo una mostra dedicata all'arte relazionale senza di lui, quindi quello è il massimo, no? Perché se sono le tue idee che vanno avanti, no? Anche Obrist, che conosco da piccolo, mi chiamò quando aveva 18 anni, che voleva dei cataloghi, e io pensavo fosse un matto, non aveva ancora fatto la mostra nel suo frigorifero. E poi l'ho incontrato, abbiamo fatto anche dei progetti insieme. Obrist è forse l'esempio di quel curatore che va di moda oggi, no? Che sembra un po' farfallone, un po' superficiale, che adesso è qui e poi è lì. Non stop, ci sono dei punti in cui è chiaro che lui sta viaggiando da una parte all'altra del pianeta. Comunque è un lavoro fatto di intuito quello di Obrist. Lui non è un teorico, basta leggere le sue cose, poi lui ha scritto pochissimo. Don't Stop è proprio la raccolta dei suoi testi, ma non a caso ci sono dentro delle conferenze, perché lui ha veramente scritto poco. Ad esempio, l'introduzione alla pratica quotidiana della pittura di Richter è un perfetto esempio, perché è un testo di una pagina. Ma secondo tradizione il curatore scrive quello, cioè il testo dell'arte povera di Celant è di una pagina, non è di 20 cartelle, no? Quindi un po' la tradizione curatoriale, anche Zeman non scriveva, insomma. E lui è un po' il figlio di questi grandi personaggi. Il libro più bello di Obrist lo stiamo pubblicando adesso, ed è queste interviste con 13 curatori, metà dei quali scomparsi, che hanno formato il concetto di curatore nel Novecento, tra cui è ovviamente Harald Zeman. Perché c'è questo recupero della memoria, no? Che lui fa intervistando queste persone, che è fondamentale, anche perché, cioè, poi fai fatica a trovare delle informazioni su determinate cose, specialmente sulle mostre, sulla costruzione delle mostre. Quindi l'approccio diretto che lui ha con questi personaggi è a volte commovente, insomma. Intervista con la pittura nasce come catalogo per una mostra. Però volevo togliermi delle curiosità. Quando tu sei curatore non hai tempo di scrivere un testo, cioè devi scrivere un testo di circostanza. E allora pensai di intervistare tutti gli artisti e aggiungere anche una piccola storia delle mostre sulla pittura degli ultimi anni, perché sai bene che è un argomento un po' messo da parte, ogni tanto va di moda sulle riviste, no? Il ritorno della pittura non è mai scomparsa, insomma. Anzi, se vai in una fiera italiana è comunque, no, il tipo di arte preponderante, nel bene e nel male, insomma. Non è che io sia un appassionato particolare di pittura, però siccome c'era questa mancanza, se vuoi anche teorica, ho pensato di riempire il libro con informazioni di prima mano. Non sono tutte mie interviste, spesso sono interviste anche tra artisti, no? Ma sono documenti. Devo chiarire questa cosa, io, come sai, io non credo che l'artista abbia la chiave per l'interpretazione del suo lavoro. È interessante leggere quello che dicono gli artisti, ma non per avere la soluzione. Però nel caso pittorico è interessante perché i luoghi comuni sono tanti e tanti sulla pittura,
che a volte sopravvivono anche attraverso gli stessi artisti. Contemporanea ha una gestazione molto lunga. Nasce a metà anni 90. L'idea era quella di fare un'indagine sull'arte femminile in Italia. E facemmo l'errore di mettere un annuncio su Flashart, che ci arrivò tipo 300 pacchi di roba. E però rimanemmo molto delusi dai risultati, perché io ricordo allora l'analisi nostra fu che la transavanguardia viveva ancora. Finì lì la cosa, poi donammo tutto a Via Farini, che era appena nato. Rimasi con l'idea però, perché comunque io guardavo le mostre, le donne c'erano, non venne accolto benissimo, perché anche alcuni artisti erano scettiche, perché cioè, volete ghettizzare l'arte femminile. E noi siamo stati davvero i primi. Il libro racconta un po' come è cambiata la situazione, cioè come l'arte politica delle donne negli anni 70 si sia trasformata in arte basta, no? Come negli anni 80 poi le cosiddette ragazze postmoderne, Cindy Sherman, Barbara Kruger, Jenny Holzer, abbiamo aperto un po' la strada, facendo un lavoro diverso che si fondava su una strategia dei media ben precisa, perché all'inizio, negli anni 80, quasi tutte le donne rifiutano i media tradizionali, cosa che credo le abbia aiutate a entrare sulla scena in maniera così potente. E poi entrano sul mercato, e allora quando entri nel mercato è fatta, no?